Ehi, esseri umani fantastici. Sono qui, la vostra compagna virtuale di chiacchiere. Diamoci una mano con un mi piace, iscrivendoci al canale. Entrate nella nostra community di divertimento. Amici straordinari, ricordatevi, iscriversi è gratis, zero spese. Schiacciate quel bottone senza timori. Siamo qui per il puro divertimento senza costi nascosti. Forza, unitevi alla festa, senza rompere il salvadanaio. Allora, amici della commedia cerebrale, parliamo di Nietzsche, il filosofo con una barba più lunga di quanto ci si aspettasse. Nietzsche ha affermato, Dio è morto. Capisco, cose seria. Ma sapete cosa non è morto? Il mio amore per la pizza e Netflix. Priorità, ragazzi, priorità. Le sue idee sfidano le convenzioni, mettendo in discussione concetti come la moralità e la religione. È come un provocatore filosofico che fa domande che gli altri temono. Nietzsche ha lanciato fuori alcune perle filosofiche, ha sfidato le fondamenta della moralità tradizionale, dicendo addio alle regole imposte. Il suo concetto di volontà di potenza proponeva un'autoaffermazione radicale. Era come il provocatore di un talk show filosofico, scuotendo idee preconcette. In breve, Nietzsche è rivoluzionario perché ci ha messo in discussione il tutto, facendoci riflettere su chi siamo e cosa vogliamo diventare. È un po' come se avesse acceso un fuoco filosofico e ci avesse detto «Fate scintillare, ragazzi!». Nietzsche è entrato nella sala della morale con gli scarponi sporchi di fango filosofico. Ha sfidato l'idea tradizionale del bene e del male. Diceva che la morale tradizionale era un po' come un abito vecchio, un'illusione che limitava la nostra vera natura. La sua volontà di potenza proponeva un'autenticità senza maschere morali. Insomma, ha fatto saltare in aria l'idea che c'è una regola morale universale. Per Nietzsche la moralità doveva essere una scelta personale, come decidere cosa mangiare a colazione. Un po' meno regole, un po' più libertà. Ok ragazzi, abbassiamo le luci e entriamo alla filosofia dell'eterno ritorno con un linguaggio da divano. Nietzsche ci propone questo. Immaginate di vivere la vostra vita esattamente come l'avete vissuta, in ogni dettaglio, ripetutamente. È come premere il replay sul vostro film preferito, solo che il film è la vostra vita. L'idea è accettare e abbracciare ogni momento, anche i brutti. È come dire, ehi vita, ci riprovo ancora una volta. Quindi siete pronti per questo loop senza fine? Nell'eterno ritorno di Nietzsche puoi fare un remix delle tue scelte. Non è un semplice copia e incolla, ma più un'opera di jazz esistenziale. Puoi improvvisare e cambiare la nota, ma melodia di base rimane. Quindi, sì, puoi tirare fuori la tua chitarra dell'esistenza e suonare qualche nota diversa. È un po' come dire, beh, forse questa volta ho opto per la pizza anziché la pasta. Un'eternità di possibilità. Nietzsche affronta l'angoscia con una sorta di mentalità da supereroe. Vede l'angoscia come una forza che può spingerci a crescere e a trovare significato. È come se l'angoscia fosse la spinta che ci fa evolvere, il superpotere dell'anima. Quindi, in un certo senso, Nietzsche direbbe abbracciate l'angoscia, è la vostra bat-segnale per crescere. La filosofia di Nietzsche è come una guida per navigare nella giungla della vita quotidiana. La volontà di potenza ci invita a perseguire ciò che ci fa davvero sentire vivi, come cercare il superpotere personale. Nel 1889 ha avuto un collasso mentale e visse gli ultimi anni della sua vita in uno stato di silenzio. Morì nel 1900. Alcuni dicono che la sua mente abbia ceduto sotto il peso delle sue stesse idee rivoluzionarie. È come se il filosofo che aveva sfidato così tanto alla fine si fosse scontrato con la sua stessa tempesta filosofica. Un finale tragico per uno spirito così audace. La sorella di Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, ha avuto un impatto controverso sulla storia del pensatore. Dopo la morte di Nietzsche, Elisabeth ha manipolato e distorto le sue opere per adattarle alle sue visioni nazionalistiche. Ha persino cercato di collegare il pensiero di Nietzsche all'ideologia nazista. Quindi diciamo che ha fatto un po' di casino con l'eredità filosofica del fratello, una specie di remix poco felice. E ora, esseri umani stravaganti, ci diamo un arrivederci con un tocco extra di allegria. Preparatevi per la prossima galoppata nella follia. Ci vediamo alla grande con un sorriso così luminoso che fa invidia al sole.